stanno per entrare in campo le protagoniste della finale di questo FITGAR Ladies Indoor. Al mio fianco Gianni Clerici, buon pomeriggio a tutti. Stanno per entrare, Rino, ma io ne ho già viste entrare una prima. Sì? Sì, perché sono venuto presto per portare qui mia moglie e il nostro medico, il dottor Della Manna, che sono grandi affisionato. Qui presto volevamo vedere lo stadio, l'impianto, così e tutto. E chi vedo lì davanti? La Seles che gioca. Contro chi gioca? Contro Pistolesi. Pistolesi è il nostro giocatore di Coppa Davis, magari non so chi ha vinto. No, aspetta, perché no, è peccato che non abbiamo potuto riprenderlo quel momento lì, perché Pistolesi giocava per allenare la Seles. Tira un servizio, pum, quella fa risposta punto. Secondo servizio, risposta punto. Quando Pistolesi ha perso 5 o 6 scambi, no, in questo modo qua, allora si è messo a tirare forte, perché era stufo di farsi far punti della stessa. E però, ecco, questa qua è la solita cosa dell'uomo contro la donna, no? Quando si è messo, guardate, lì Rivera, Gianni Rivera, vedi. Guardalo lì. Comunque, quando si è messo a tirare forte Pistolesi, però la Seles, per sua buona pace, non la prendeva più. Eh beh, ma questa è la nostra teoria, no? Almeno il cinquecentesimo uomo batte la Seles. Ecco, e infatti. Guarda qua. Non sanno più che cosa inventarsi. È scritto Martino invece che Martina, ma forse loro lo scrivono con la O finale. Ma vabbè, insomma, ce ne sono di tutti gli sportivi. Ah, che bello, prima di farti vedere Rivera, lei la pellicola, quello che non si dica, ma Rivera ha battuto la pellicola. Ma la teoria che l'uomo ha battuto la donna, ma tu sei il macista, Thank you.
è il console, ma è una Marcelli, il console nazionale spagnolo. Il console spagnolo poi è venuto a dirlo a me, andate a dirlo a Tommaso. Sì, perché se ne erano dimenticati, insomma, in mezzo a tutta questa coreografia si era dimenticato tutti gli strumenti. Le racchette. Era catapale. Comunque c'è una vittoria per parte nel 1991, noi speriamo, c'è il problema, io almeno mi sono permesso di avanzare qualche riserva. Sappiamo che Martina viene da una semifinale molto sofferta e molto dura ieri, mentre invece Monica ha passeggiato. E mentre ha dimostrato che i giocatori anziani, che di Cronno si hanno offerto alcune dimostrazioni eroiche, ecco, fermo, il tabellone merita. Tabellone, merita che ti fermino. Sì, perché insomma, per dare un'idea del quadro, erano le quattro teste di serie, la Seles era numero 1, la Martinez numero 4, Mary Jo Fernandez numero 3 e Martina Navratilova numero 2, ecco che quindi è tutto regolare fino a questo momento, in finale la 1 e la 2. Tornando al discorso di prima, mentre anche Jimmy Connors, oltre a Martina Navratilova, hanno offerto alcune eroiche dimostrazioni di longevità tennistica all'Open degli Stati Uniti e quindi anche è dimostrato che anche un giocatore anziano può vincere delle partite molto lunghe, il recupero, il problema del giorno dopo è un problema un po' più serio. Sì, il problema è più serio. Adesso, quando le abbiamo viste giocare, io ho memoria veramente di una formica, ma a US Open, no? E Martina era stanca anche lì il giorno della finale. Sì, perché veniva il giorno prima da una semifinale con Steffi Graf, che insomma. Ha proposto qualche problema. Quindi insomma c'è oltre quello già, oltre al piccolo scarto normale tra le due che mi sembra in favore della Seles, c'è anche questo handicap in più. Sì. Quindi un pronostico ragionevole, vede ovviamente favorita Monica Seles, però la classe, l'esperienza, le qualità anche agonistiche di Martina sono tali che insomma favorita ma con riserva, ecco, Poi Martina dovrebbe essere in uno stato d'animo particolarmente felice perché mi pare sia arrivata l'ultima compagna ieri sera, se le mie informazioni sono buone. Sì, alcune voci di corridoio, non corridoio d'albergo, ma corridoio qui del Palazzo dello Sport danno per presente Cindy Nelson. Ecco la scheda di Monica Seles, ecco, è nata il 2 dicembre del 70. A quell'epoca Martina aveva già giocato tre prove del Grand Slam, era già andata in quarto di finale a Roland Garros, quando nasceva Monica Seles. Ecco che invece Martina ha 18,56, quindi tra 35 anni. 35 anni, ma da quando ha fatto l'artroscopia alle ginocchia, dice di essere in una condizione atletica perfetta, ritrovata, e pensa, andrà avanti, quantomeno fino alle Olimpiadi, che è l'unica cosa che ancora non ha provato. Che emozione, no? Che non gliele vogliono far giocare le Olimpiadi, perché anche lei non ha giocato la Federation Cup. A questo momento, se la Federazione Internazionale continua in questa sua testarda difesa della Federation Cup, al torneo olimpico la Serie Torneino. Eccolo qui Tomba ha ricevuto una richiesta da quella bella ragazzina bionda, perché ha risposto dopo. Io gli ho letto dopo. Sulle labbra, ha risposto dopo, ma insomma, dopo un autografo o dopo qualcos'altro? Certo che qui se devono raccontare adesso tutto quello che hanno vinto le due, non finiscono più, non comincia più la partita, perché lo speaker in questo momento sta ricordando. Se fa l'elenco delle vittorie di Martina, ma 156. Non finiamo più, insomma.
ritorno in finale alla Super Cup, al Manta Tennis Classic e al torneo di Palmstream. Intanto qui Elena Pero e Paolo Ghisoni ci ricordano che nelle due semifinali Martina è andata a rete 102 volte nella sua partita e Monica Seles 6 volte. È vero che la partita della Seles è stata più breve, mi pare che 102 volte a rete, insomma. Beh, è una che ormai gioca in singolare come se fosse in doppio, perché ormai gioca avanti anche la seconda palla di servizio, cosa che non fanno sempre gli uomini su una moquette di questo tipo. Peraltro una moquette un po' particolare, perché sotto c'è il parquet sul quale per solito gioca la Philips e ancora più sotto c'è il ghiaccio per l'hockey. È come un hamburger, no? Triple strats. Club sandwich. Con tre strati, no? Con tre strati. E questo io purtroppo non riesco più a mettere piede su un campo perché mi infortuno prima di entrare, ma mi dicono tutti quelli che ci hanno giocato che quindi i rimbalzi sono molto bassi. E questo potrebbe essere un particolare a favore di Martina. Io mi permetto di ricordare un discorso che abbiamo fatto ieri, a me piacerebbe molto che il primo turno del Coppa Davis 1992 si giocasse proprio qui al Forum di Assago. Spero che non prevalgano le ragioni di clientelari o politiche che dirottino una Coppa Davis che secondo me questa volta appartiene a questo impianto e a questa città. Beh, qua si potrebbe, insomma, con una Spagna dall'altra parte, se la squadra italiana venisse selezionata al meglio, si potrebbe anche fare un punto esaurito. Quindi mi pare che per il tennis, eccola Lea, la divina Pericoli, mi pare che per il tennis sarebbe veramente un grande vantaggio. Speriamo che lo capiscano quelli che devono capire. Ma insomma, poi vedremo quali potrebbero essere le alternative, insomma, quale altro campo all'aperto su una lontana isola oppure quale altro palazzo dello sport che potesse dare garanzie analoghe. C'è tempo per pensarci, ma insomma queste cose è meglio dirle. No, meglio dirle prima, perché sennò poi tutti tendono a decidere negli ultimi 15 giorni e poi non si organizzano bene. Il gioco si gioca al meglio delle tre partite con Fire. Navratilova ha vinto il torneo, è certo di servire. Ecco Lauretta Golarsa, che io spero presto di rivedere in campo e non in tribuna. Mentre Monica Seles è giunta in finale senza perdere un set, Martina ne ha dovuti cedere due, quindi insomma ecco l'allenatore, sicuramente l'allenatore di Martina. Secondo il carto nel contempo. Si comincia dunque con Martina al servizio. Immediatamente che il pubblico è più favorevole a Martina. 15-0. 30-0. 30-0. Ecco, vedo che il nostro statistico, il Ghisoni, è attivo a segnare quante prime mette Martina. Anche qui si gioca molto molto della partita, perché Martina ha bisogno di battere al meglio. Ha subito una seconda però abbastanza consistente Martina, subito che l'altra belletta le ha fatto il punto. Ecco qua. È molto importante la percentuale di prime di servizio di Martina. Qui direi che è vitale. Martina, ci deve essere detto, forse il miglior modo per non subire la risposta è fare un ace. Sì, penso anch'io, la palissa. Anche per abbreviare lo scambio, Tommasi. Vediamo adesso sulla seconda, Punteggio 40-15. Abbastanza facile, anzi per lei era facile. Sì, questo va segnato negli errori gratuiti.
Eh sì, perché è una volée abbastanza alta, guarda un po', non è scesa abbastanza con la traiettoria obliqua della racchetta. Questa volta anche se Martina ha cercato servizio esterno, Monica ha provato una buona risposta. Senti, ha servito fin qua Martina come meglio non si poteva ed ecco che sono 40 pari. Vantaggio Navratilova. Io ho un po' paura di inizi così brillanti di partita, perché poi tenere sempre questo standard non è semplice, auguriamocelo. Io temo per Martina che questo standard sia obbligatorio se vuol fare il match. Deve fare due S, deve mettere tutte le prime perché una. Navratilova, nella finale di Vittor Sindor, che ha fatto un attimo di servo. Il regista Fernando ci fa vedere l'ultimo punto del game precedente. Monica Sanders. Vediamo come imposta il match Martina e game di servizio di Monica. 15-0. L'idea pare di quella di attaccare al centro, almeno il tentativo era tale. Si rivede il solito punto del 40-0 in cui uno chiude gli occhi. Vede l'approccio di dritto Martina. Uno pari, primo set, senza break. Uno pari, da fondo. Quando questo attacco alla propria sinistra spara in dritto per Martina, 15-0. Ancora rivediamo tagliata in fuori con eleganza. In un turno e mezzo di servizio, sì, è abbastanza impressionante finora. Sembra anche primo punto, ma troppo bello per essere vero. Difficilissimo continuare su queste medie.
sul quale si può far fare una guerra, mentre Tony Roche, forse anche perché Tony era vicino anche lui. È vero, perché li volevano con lui possibile. Tony Roche, grandissimo giocatore, che ha vinto l'internazionale di Francia, l'internazionale d'Italia, che è andato in finale a Londra e a Forex. Tanto Martina tiene il servizio a 15, conduce 2-1, primo set. Casselles al servizio di fronte a Martina Navratilova, che conduce per 2-1 nel primo set della finale del FITGAR Ladies International, le cui immagini vi giungono in diretta dal forum di Assago. Però qua nel palleggio sembra ora Martina di Amamare. Serve, come dicevi tu, che sembra quasi una versione femminile di Tony Roche, però nei palleggi finora 4 errori gratuiti, su pochi punti, 6 punti. Non può certo vincere in mezzo a poco caro. Ho capito, però insomma, così non per ora c'entra la palla, non c'entra la palla. Azione distratta, perché poteva pensare dal qualche punto da primo volete, che eccolo qua che si rivede, e difatti contro un'altra giocatrice probabilmente la regola. Ecco che rivediamo ancora, va benissimo questi replay. Ma Danilo Zanon, il nostro regista, ha già capito i meccanismi. Bisogna conoscere lo sport del quale ci si occupa. L'attacco molto avventuroso, d'altra parte Martina deve cercare di prendere la rete appena possibile. Però guarda la angolazione, l'attacco era avventuroso, ma il cross che è riuscito a fare, Ascoli Monica. Napoli già 1-1. È lungo questa volta il passante della Seles. 30 palle. Era una palla molto centrale e Monica, la vedete, non ha avuto modo di riequilibrarsi, ha giocato cadendo proprio indietro, appoggiandosi indietro. Però adesso quando si scatena fa paura. 40-30. 40-30. Eccola qua che si rivede ancora. E forse Martina non avrebbe dovuto tentare il passante, ma fare rigiocare Monica. Perché quando Monica è lì tra la riga di metà campo e la rete... Non è più la numero uno del mondo. No, in quella zona del campo. No, basta ributtare di là una palla e poi qualche cosa succede. Addio, trova l'angolo Monica per il passante, due pari, primo set. Eccolo qua che si rivede, arriva lì, poi dopo un'occhiatina per vedere da che parte andava la Navratilova e via, a passare. Intanto Titi Camato mi ha portato il tabellone del torneo di Tokyo che comincia domani. Paolo Canè affronta al primo turno un giocatore giapponese, Tanizawa, che io non ho sentito nominare, un wild card, giocatore locale, e invece Gianluca Pozzi affronta al primo turno il sovietico Olovsky, giocatore alla sua portata. Pozzi dovrebbe incontrare al secondo turno l'australiano Woodbridge. Canesse passa il turno, incontra il sovietico Chesnokov. Ecco qui abbiamo vista ad una mano, tra l'altro ha cercato un arrotato, non potrà rientrare Monica, quindi insomma... 15-0. Per colpo lì lo gioca sempre più spesso adesso quando è in allungo. 30-0. Martina cerca spesso il contropiede, perché sul contropiede Monica non trova l'appoggio perfetto delle gambe e allora qualcosa sbaglia. Il riflesso qui, sì. Palla corretta dal nastro, ha dovuto cambiare movimento. Qui vediamo, guarda. Difatti era già battuta. Non era sbagliatissimo perché Monica si muoveva verso l'angolo alla sua propria sinistra, ma che bello. Scavolò di dritto con curva verso l'esterno di grande efficacia. 40-15.
Ecco qua che si rivede, ecco qui, guardate come passa sotto la palla, poi con la testa della racchetta completa il movimento. Difficile passante la Seles, Martina tiene il servizio, conduce 3-2, primo set senza break. Ancora collegati con il forum di Assago, Martina Navratilova conduce 3-2 nei confronti di Monica Seles che è al servizio, non ci sono stati break, non ci sono state palle break. Sempre per quanto riguarda i tornei della prossima settimana, gioca a Berlino Cristiano Caratti, affronta al primo turno l'americano Tim Mayotte. Questo è un bel attacco. E questo è uno smash ancora più bello. 0-15. Non ha mai sbagliato lo smash da ieri oggi mattina, capisco questa mia affermazione. Ma guarda poi... dove gioca lo smash, sì, due sì. Metri dietro la riga del servizio. Non ci sono molti uomini che sanno smashare di lì con quella disinvoltura, perché poi va sempre nella zona del campo vuota. Sì, sì. Sempre. Peccato, peccato perché era un buon attacco, questo era facile. D'altra parte, sai, attaccare sul servizio i margini di sicurezza si riducono. Sì, certo, però aveva servito un po' corto Monica. E 30-15. Cioè, se Martina entra nello scambio da fondo è difficile che riesca poi a conquistare la rete, oppure sì, la conquista certo, prendendo dei rischi incredibili. E comunque se riuscisse dovrebbe tenere giù la palla, capisco che col rovescio è più facile che col diritto, difatti col rovescio adesso l'ho appena fatto, ecco che si applica molto nel tagliare la palla. Bella cosa di Monica che ha agganciato la palla, l'ha quasi tenuta sulle corde, adesso si vede, quindi l'ha agganciata, non era mica facile, no, sai. Non era facile perché la palla era alta non più di 30 centimetri e guarda questo mostro con le due mani fa una ricopertura incredibile. 40-15 il punteggio, era seconda palla per Monica. Appena fuori la risposta di dritto di Martina e siamo tre pari. Ricordo che anche nella finale di Flushing Meadow il primo set si è risolto al tie break senza break. Tie break senza break, qui io so già che ci sono alcune mie amiche che non capiscono. Allora, sono arrivate sei pari senza cedere mai il servizio, poi si è giocato il tie break, così è più chiaro. Beh, sai Rino, no, ma hai ragione, hai ragione. Ma perché ti preoccupi delle tue amiche che non capiscono e non dei tuoi amici? Ma per, così, per tenerezza. Ma poi avevo proprio un paio di immagini davanti agli occhi. Adesso. 30-0 con Martina al servizio sul tre pari del primo set. Beh, io l'ho vista fuori. Anch'io l'ho vista fuori. Meritava di essere buona perché era... L'arbitro Grillocchi, vediamo un po' se si riesce a capire. Diamo un momentino. C'è stato sottratto questo replay. Eccolo qua forse. Aspetta, vediamo, vediamo. Vediamo il replay, vediamo dove va a finire questa pallina. Ma va a finire fuori forse. Sì. Trenta pari. Da 30-0.
forse Martina ha preso una palla che poteva andare fuori, ma... sì, molto probabilmente era fuori. 30-40, 30. Non mi riferisco all'ultima, no, la terz'ultima, sì, sì. La terz'ultima palla, certo, questi sono stati due, un salvataggio e un tentativo di salvataggio fallito. Palla break. Addio. Risposta vincente di Monica Seles, c'è il break, 4-3 Seles, primo set. Mary Jo Fernandez che osserva, spettatrice di questa finale, poteva esserci lei se avesse sfruttato una delle due palle per il 5-2 che ha avuto a disposizione nella semifinale con Martina Navratilova. Silenzio per favore. Dunque 26 volte a rete Martina fino adesso, una volta la Seles. Almeno ha fatto punto la Seles, sono 0 volte. 15-0. Signori per favore. Quindi pari il pettino. Signori, saluti per tua presenza. Purtroppo fin qua molti errori gratuiti sul diritto di Martina. Perché secondo me Martina riesce a conquistare la rete più facilmente sul rovescio. E quando la palla le arriva sul dritto vorrebbe ugualmente andare a rete, però è un movimento più difficile. Si strappa un po' poi oggi, sembra che non senta bene la palla alla sua propria sinistra. E secondo me Monica fa bene a giocarle sul dritto nello scambio da fondo, più che sul rovescio. Monica gioca un po' per settori, gioca su un colpo per 3, 4, 5 volte e poi... quando si è aperto un po' di angolo, ecco come è accaduto adesso, cambia. Ora. Gran passaggio. Si rivede, si rivede. Poi con quel movimento assolutamente incredibile, perché è un movimento così personale, no? Ha una mano. Sì. Ha fatto quasi un pochino, per entro certi limiti, un'imitazione della Graf in versione mancina, esatto. In questo dritto qui, con la specie di arco, sì. Di anello. L'anello molto accentuato, l'anello di preparazione. 40-30. 40-30. Potente. Lob. Beh. Il passante di dritto di Martina, si sono rovesciate le parti. Monica si è fatta tentare dalla rete. Ma sai, è una palla così corta. Quasi obbligata, probabilmente non avrebbe potuto giocarla e ritornare indietro, se non altro sarebbe fatta trovare contropiede. 40 pari, E questo è un bel attacco. Possibilità per Martina di recuperare il break appena subito. Vantaggio, è stato molto buono, poi oltretutto una palla lenta che ha consentito a Martina di prendere possesso proprio della rete. No, fuori. Parità più. Sbaglia di rovescio Martina ed è parità. Sbaglia proprio perché lì non è arrivata. Colpisce male nella risposta di dritto Martina, vantaggio Seles.
Un altro errore di Martina ed ora Monica Seles conduce per 5 a 3 nel primo set dopo che Martina ha avuto a disposizione una palla per il 4 pari. E qui ha sbagliato proprio Martina perché aveva la palla sul piede sinistro. È furibonda. Sa di aver avuto una buona opportunità. Ha subito il break anche per un probabile errore di giudizio. È sul 30-0 in suo favore, c'è stato un passante di Monica che forse era fuori. Poi adesso ha avuto questa chance che la riammetteva in partita, non è riuscita a sfruttarla, quindi insomma. C'è qualche spettatore che si muove. Magnifico, una posizione di polso straordinaria. 15-0. La risposta era solida. Sì, eh? Sì, la risposta è pesantissima e bassa. Ecco, guardate come riesce la Navratilova a bloccare col polso. Sulla riga ha proprio disegnato il campo, rivediamo. Sì, qui c'è un po' di scena di Martina perché la palla ha toccato non tutta la riga, ma quanto basta. La palla ha toccato il nastro, si ripete. Stavolta in ritardo Martina. 15-30. Gioca anche un tennis molto dispendioso, che gli scambi sono brevi ma gli sprint sono tanti. Un'altra gran risposta porta la Seles al set point, anzi ne ha due a propria disposizione. 15-40. Molto indietro Martina, perché era ancora un metro dalla riga di metà campo, quindi si vede che non riesce a seguire il suo proprio servizio. Ancora tre risposte vincenti in questo game. Monica Seles si aggiudica il primo set, punteggio è 6-3 in 29 minuti. Con il forum di Assago dove è appena iniziato il secondo set, 0-15 su servizio Seles, una bellissima palla corta di Martina Navratilova. Sì, tra l'altro alla fine di uno scambio che veramente l'avrebbe meglio distribuito in 3 o 4 altri punti Martina, scambio molto molto duro. Aiutata dal nastro, la volée di rovescio comunque bella. Ecco, ecco il primo punto, il 15 che non avete visto. Ecco che sì. Adesso questo è il secondo punto, la volée di rovescio corretta dal nastro. Adesso bisogna fare il svetto, se no restiamo sempre indietro di un punto. E qui sbaglia la valutazione Martina. Martina ha lasciato andare questa palla pensando che potesse uscire. Ed è quindi 15-30. Appena lungo il dritto di Martina, 30 pari. Trentatré volte a rete nel primo set Martina Navratilova, 17 punti, quindi 51%. E per lei non è proprio una media esaltante, No. 40-30 da 0-30.
ecco, si rivede da un altro angolo e lì c'era pochissimo da fare. E questa rovesciata di rovescio induce Monica all'errore. Era una palla che si è alzata pochissimo, 40 pari. Vantaggio Seles. Signore, silenzio per proseguire. Voleva essere in origine un colpo d'approccio, in realtà è stato un dritto vincente questo di Martina. Parità più. Parità. Bravissima Martina ad anticipare prendendo rischi naturalmente. Severino, sono i primi due diritti consecutivi che le entrano da almeno 20 minuti, perché veramente finora è il colpo che l'ha lasciata a terra più spesso Martina, è anche comprensibile perché cerca di attaccare l'atteggiamento del corpo, Spino Sale non è ideale per attaccare sul diritto. Sciupa questa palla break Martina con questa risposta lunga. Probabilmente non ha respirato durante l'ultimo scambio. È venuta avanti dopo uno scambio abbastanza duro. Sì, questo veramente è un errore spiegabile soltanto con un momento di apnea. Vantaggio Seles. Aveva buone occasioni in questo game Martina di fare finalmente un break. Ecco qua i signori Seles. In rete la volée di rovescio di Martina, 1-0 Seles, secondo set. Primo quarto, seconda partita, ok, già pronta. Seles, 1-0 Seles nel secondo set qui al Forum di Assago nella finale del Fitgar Ladies Indoor. Martina Navratilova al servizio. Abbastanza strano, un match nel quale non si è visto mai lobbare finora, una volta solo. Ace. Ecco. Sai cosa c'è? Quando una giocatrice come la Seles ha dei colpi passanti così formidabili, certo, e per lei è difficile rinunciare. Sì, sì, ma se li sente talmente sicuri probabilmente. 40-0. 40-0, fondila. Sbaglio completamente la risposta Monica Seles, 1 pari con Martina che tiene il servizio a 0. 1 pari, guarda.
Doppio fallo. 0-15. Seconda volta che riesce a arrivare su una smorzata, guarda, palla abbastanza bassa, ma questa volta non era bassa come nella circostanza precedente. No, che... Voglio dire, Martina più di quello non poteva fare con quella volée. E vedi, da quella parte non è riuscita a staccare una mano e non è bastato l'allungo. Addio. Cross e poi lungo linea. Sì, in un caso come questo Martina sbaglia a non rallentare perché era già in campo e doveva alzare la parabola del suo diritto per trovare il tempo e ritornare in mezzo al campo. Per togliersi dai palleggi deve buttarsi avanti senza troppi margini di sicurezza, lascia varchi abbastanza ampi per il passante, ma d'altra parte rimane dietro. Non passa, rimane sul nastro la risposta di dritto di Martina. 2-1 Seles, secondo set, primo set Seles, 6-3. E insomma, grande tifo per Martina sugli spalti. Per il momento il campo dice Seles. 6-3, 2-1. Signori, per favore. Martina ha avuto una palla break nel primo gioco del terzo set. Silenzio durante la fase del gioco, grazie. Risposta vincente di Monica Seles. 0-15. Quindici pari. Madonna, cosa ha risposto? E infatti rende troppo difficile la volea Martina. Guarda che botta ha risposto. E non è riuscita a bloccare il polso Martina. 30 pari. Zamora, portiere spagnolo che parava tutto, no? Guarda cosa ha fatto, guarda.
impietosa però Monica. Gran scambio, circoletto rosso per questo punto che offre a Monica Seles una palla break. 30-40, poi tipo. Ha già fatto un miracolo nel non perdere la racchetta durante la caduta dall'Artilova. Annullata la palla break con questa volea alta abbastanza agevole. Parità più. Milan. Vantaggio Martina. Vantaggio Martina. Non arriva Monica, la palla era troppo bassa. Servizio vincente, due pari nel secondo set. Due giochi pari in studente. Una palla break per parte nel secondo set. Quindici zero. Prego, servizio. È fuori. Fuori. Sì. Monica è molto perplessa, non avrei dubbi. No. Cioè li avrei se fossi lei, ma non avrei dubbi. Sì, è fuori nettamente. Napoli in vantaggio ad Ascoli, 2-1. Oh. 30-15. Fuori il cross della serie, stretta pari. Mentre Torino sta stritolando il Foggia, 3-0. Questo non era un attacco difficile, perché palla corta, abbastanza tenera di Monica. E appena guadagna qualche metro di campo diventa implacabile la Seles, 3-2 in suo favore nel secondo set. Sei 3-3-2, tutto per Monica Seles nei confronti di Martina Navratilova, ma non ci sono stati break nel secondo set, ci sono state due palle break, una per parte. Prima servizio, lunga la risposta della Seles, 30-0.
intercettare il passante dell'avversario a 40-0. E ormai Martina sa che quando arriva in allungo e gioca un colpo in una sola mano, Monaco non tenta altro che i lungolini, almeno finora sono stati tutti lungolini, a quei 3 o 4 recuperi che le sono riusciti. Tiene a zero il servizio Martina Navratilova, è la seconda volta che riesce nel secondo set, il punteggio è 3-3. Pubblico si sta divertendo molto. Anch'io, perché si vede questo attacco tagliato in fuori. Buonissimo tennis. Ecco, nuovamente si vede questo cambiamento di direzione, perché proprio ha attaccato con due rovesci. Gianni, meglio di Wilander Vilas. Ah mio Dio, Wilander Vilas, per fortuna io l'ho visto quasi tutto al bar per Roland Garros. È la finale del 1982. D'altra parte bisogna sempre tirare il passante in 10 centimetri ed è 0-40. Attenzione, ci sono tre palle break una dopo l'altra per Martina Navratilova. Guarda come si è allungata qui, si è quasi svitata la schiena. Questo lo si rivede, questo è proprio un regalo di Monica. Sì, beh, certo. Non è neanche che Martina sia andata sulla palla, perché c'era andata con ritardo. Lunga la risposta di dritto. 15-40. Monica Seles cede per la prima volta il servizio, Martina Navratilova conduce 4-3 nel secondo set. Ancora Mary Jo Fernandez inquadrata, così l'allenatore invece di Martina Navratilova. E adesso la partita ha un aspetto nuovo. Monica Seles ha ceduto per la prima volta il servizio, Martina conduce 4-3 nel secondo set con la battuta a disposizione. Signori, per favore, le giocatrici sono pronte. 59 presenze a rete di Martina Navratilova contro 2 della Seles. È salita al 56% la percentuale dei punti conquistati a rete da Martina. Ace. Questo è un ace contro chiunque, eh? Questo è magnifico. Sì, questo è un ace anche contro un uomo, eh? Sì, sì. Intanto parliamo di uomini, ma c'era quel taglio straordinario, poi messa nel 7 con una precisione incredibile. Altro ace. 40-0.
Vai per cortesia. La risposta vincente, imprendibile, della Seles, 40-15. E Martina ha tentato qualcosa di molto vicino all'ace di seconda, parla? Sta truccando giusto a 40-0, prendere il massimo dei rischi. Qualche protesta per questa chiamata. Non riesce a giocare la demivole di dritto Martina. 40-30 da 40-0. In questo game per Martina Navratilova, che si porta ora in vantaggio per 5-3 nel secondo set. 3 ace nello stesso game, una donna, Clerici. Si è visto raramente. Forse io non l'ho visto mai. Sì, no, va ribadito che è un campo piuttosto veloce, soprattutto è un campo che prende molto bene il taglio, ecco, cioè la rotazione della palla tagliata esterna. E comunque il nastro aiuta Martina, malgrado il taglio contrario la palla passa lo stesso. No! È 0-15 il punteggio, e qui Martina andrà probabilmente in forcing nella speranza che l'assista finalmente il diritto. Oggi è colpo che ha funzionato meno. Sbaglia comunque Monica da fondo campo. 0-30. Per Martina Navratilova. Sì, e con Monica che ha smesso di ragionare si è infuriata, probabilmente è stato il net, il primo net nel primo punto di questo game che l'ha fatta arrabbiare. Ecco che Monica cerca di cambiare qualcosa. Ed è 6-3 per Martina Navratilova il secondo set, quando si gioca da un'ora ed un minuto. Dunque, punteggio in perfetto equilibrio qui al Forum di Assago durante questa brillantissima finale del Fitgar Ladies Indoor. Tra l'altro il punteggio del secondo set ha ricopiato a ruoli invertiti quello del primo set. Break nel settimo e nel nono gioco a favore della giocatrice che poi si è aggiudicata il set. Quindi 6-3 per Monica Seles il primo set in 29 minuti e 6-3 per Martina Navratilova il secondo set, che è durato 32 minuti. Martina Navratilova ha fatto fino a questo momento 5 punti più dell'avversaria, 57-52 il bilancio. Uno scarto di ben 12 punti nel secondo set a favore di Martina. C'erano stati 7 punti per Monica Seles nel primo set. E adesso decide il terzo set. Sicuramente una partita migliore come qualità di gioco, oltre che come equilibrio, della finale dell'Open degli Stati Uniti. Zero 15. Passante della Seles. E la risposta vincente. Zero 30.
Silenzio per favore. Presa in contropiede la Selos. Quindi di fretta, il pit. Ci sono subito due palle break a favore di Monica Seles nel primo gioco del terzo set. E si è dimenticata di servire degli ace, Martina. Ottiene comunque il punto con questa volée bloccata di dritto. 30-40-35. Ancora palla break. Doppio fallo di Martina e c'è dunque un break nel primo gioco del terzo set, 1-0 Seles. Primo gioco, partita finale, perché final break. E insomma Martina deve aver tirato un attimo il fiato dopo lo sforzo del secondo set. Tu temi che sia andata un po' sopra ritmo. Ma non lo so, sai, prima tre ace nel turno precedente di servizio, questa volta nessun ace e un doppio fallo proprio sulla seconda palla break. D'altra parte Martina è obbligata a prendere rischi e quindi se riuscisse a giocare una partita di questo tipo senza errori, allora ritroveremo la Martina del 1984, insomma la Martina che ha perso un solo incontro in tutta una stagione. Sì, certo, perché è stato sempre oggi il suo gioco, tutto sommato poi si equilibra nei momenti, i momenti passaggi a vuoto e i momenti molto brillanti, ma però ha avuto sempre una linea un po' ondulatoria il suo gioco oggi. E mentre Monica ha avuto solo un momento in cui proprio l'ultimo game del set precedente in cui si è infuriato, sì. Non ha più ragionato, perché tre errori gratuiti uno dopo l'altro, ma proprio, ecco qua Cino Marchese, ma proprio con furore. Come farà a essere sempre così abbronzato? Straordinario, guarda. Tanto la Juventus perde 2-1 a Genova. Signori in silenzio per cortesia, chiedo di trasformare. Comunque, 1-0 Seles, servizio Seles, terzo e decisivo set. Gianni, tu mi chiedi come fa Cino Marchese a essere sempre così abbronzato. Anch'io ero abbronzato quando facevo solo l'organizzatore, ma adesso che lavoro di più è più difficile. Adesso 15 pari. Indovinato perfettamente la direzione del passante di Monica, ma poi ha sbagliato la volée. 30-15. Ecco che rivedete. Eh sì, questo proprio errore più gratuito di così, è la solo spinta, non è riuscita a tagliare dall'alto in basso, proprio lei che è una maestra in questo tipo di movimento. Noi siamo disturbati qui in cabina dalla... La chiami cabina open. Siamo su una panchina. Dalle manifestazioni di giubilo di Luca Maria Mantoni, perché la Fiorentina ha pareggiato a San Siro con l'Inter. 40-15. No!
40-30. Monica lo ha fatto in una situazione meno grave di punteggio sul 40-15. Martina ha commesso doppio fallo nel game precedente, invece sulla palla del game. Beh, che attacco clamoroso. E lei ha fatto il cross. Straordinario, gran punto, circoletto rosso, gran cosa. Non si era visto. Giocato benissimo tutte e due. Adesso rivedete, perché è uno dei più bei punti, sì, dell'incontro. Guarda Martina come era venuta avanti e guarda Monica a una sola mano, sì, tra l'altro è riuscita a giocare. La sorpresa, perché il primo cross giocato ad una sola mano di tutto il match e forse di tutta la settimana di torneo della Seles. D'altra parte, se non gioca il cross perde il punto. Uno. Adesso con due doppio zero. 2-0 Seles, terzo e decisivo set. E la vorrebbe fuori Seles. Forse sincera, vediamo. Ecco, volè molto lunga, ma io l'ho vista buona così. Tu l'hai vista buona, io l'ho vista fuori. Siamo pari. Giudice di uno pari, giudice di linea probabilmente ha visto meglio di noi. 40-0. Tiene con autorità questa volta il servizio Martina, il punteggio è 2-1 Seles, terzo e decisivo set. Due a uno per Monica Seles, che ha un break di vantaggio nel terzo set del Fitgar Ladies Indoor, torneo che ha portato gente al tennis femminile anche in una città come Milano, che non aveva una tradizione. Ma secondo te il giudice arbitro dorme, però, nonostante tutto questo entusiasmo? Brambilla si sta riposando, no? Brambilla si sta riposando. Si riposa, si è messo gli occhiali neri, no? Conservare un minimo di privacy, ma forse per nascondere un sonnellino, insomma. Grillotti deve stare più attento, sì. Anche perché se lui dorme lì sopra chissà cosa succede. Dunque, 2-1 Seles, servizio Seles. Cambiato all'ultimo momento la direzione dell'attacco Martina, 15-0. Ecco qui, sì, in realtà proprio anche Monica pensava che l'attacco andasse nell'altro angolo. Bel passante. Ecco che appena la palla è un po' alta, 30-0. Monica non è più Gianni, contrastabile. Avrà sbagliato anche qualche dritto Martina, qualcosina anche Monica, ma si vedono molti punti vincenti. Sì, moltissimi. Quindi è una partita di una notevole qualità. Molto migliore della finale dell'Open degli Stati Uniti. 30-15. Palla tocca il nastro, poi finisce in corridoio, 30 pari. Era passata questa volta Navratilova. Il rischio è il suo mestiere, almeno oggi.
prossimo colpo. A 10 centimetri dalla riga di fondo. Rivediamo, su una traiettoria anche abbastanza alta. Sì, abbastanza, ma non su, abbastanza, ma deve essere ancora più alta. Cioè Martina ha un'alternativa, o gioca con una palla a 30 un palmo dal suolo, oppure deve giocare un palmo dal soffitto. Sì, non alternative. Due righe. Non c'è arrivata più Martina. C'è arrivata più. 3-1 Seles, terzo set. Martina ha giocato un altro tipo di rovescio? Eh sì, lo fa quando proprio vuole liberarsi dello scambio, e allora gioca un rovescio che è quasi piatto. 15-0. Monica ha preso la mira, poi non era facile giocare un lungo linea dalla sua posizione, ecco qui che rivediamo, ecco. Insomma, a 3 metri da Martina la palla, è mostruoso quello che riesce a fare. Ace leggermente contestato da Monica, 40-15. Grande apertura del campo e comoda volée conclusiva, 3-2 Seles, terzo e decisivo set. Un solo break di differenza nel terzo set, se lo è conquistato Monica Seles nel gioco d'apertura, quindi la Seles è salita 2-0, poi 3-1, adesso il punteggio è 3-2. Partita di eccellente qualità. Comunque di dei ci conservino la Navratilova ancora per un po' di tempo, perché per una tipa che si difende dal fondo e passa come passa Monica Seles, non avessimo un attaccante del livello di Martina dall'altra parte ci divertiremmo meno. Saremmo già andati a casa, avremmo già finito la partita, certo. Avremmo già scritto l'articolo e saremmo già a casa. Molto probabilmente. O se no avremmo assistito a una specie di rissa dal fondo. Sì, oddio, ci siamo divertiti anche a vedere Capriati Seles a Plashy Meadow, con grandi bordate da fondo campo. Sì, è diverso, è più bello. Beh, insomma, questo è un altro tennis, ma purtroppo non nascono più, temo, giocatrici come la Navratilova, se non cambiano un pochettino mentalità i coach.
e se non aumenta la cultura dei coach, perché disgraziatamente c'è adesso una nuova ondata di coach che non conosce il tennis degli anni 70. 3-2 dunque Seles, servizio Seles. No! Zero 15. È molto contrariata Monica Seles, perché anche questa palla era negli immediati dintorni della riga, questo non vuol dire che fosse fuori, ha fatto un gesto in direzione dell'arbitro di Grillotti. Primo servizio, first set. E ha tentato un lob Martina fidando nello smash non proprio decisivo di Monica, ma non le è venuto abbastanza alto. Molto brava Martina a tenere Monica proprio nell'angolo. 15-30, cerca di giocarle il rovescio sul destro, che è poi il rovescio di Monica. No! Oh! 15-30, punto abbastanza importante. Attacco di Martina, è stata disturbata da un grido Monica Seles, perché qualcuno ha gridato out, ma non era il giudice di linea. La palla era, non era neanche riga, la palla era dentro, non so, no la palla era messa dentro, era dentro di quasi mezzo metro. Grandina su De Sisti ad Ascoli, 4-1 per il Napoli. Cornice, attendere la parete e guardarlo la sera prima di addormentarsi. Tre pari. Ecco che si rivede questo diritto che era più corto di quello precedente, ma comunque ancora più esterno. Si riapre dunque la partita, tre pari al terzo set. Guardate, sì, qui che simmetria, sì, di risultato. Si riapre non a caso nei momenti in cui Martina ritrova il diritto. È il colpo che era mancato soprattutto nel corso del primo set. Oh là là. Servizio e volée di bassa di dritto, tutto da manuale. 15-0 Cristina. Silenzio per cortesia. Ed è 40-0
Martina che era arrivata in riserva. 40-0 con Martina che sta un po' mimando una fatica che probabilmente è reale. Solo Monica ha visto Martina così lontana dal campo e si è fatta tentare da un colpo che non è tra i suoi più sicuri. 40-0. E siamo dunque 4-3 per Martina Navratilova nel terzo e decisivo set. Navratilova da tutte, 4-3. Quindi dal 3-1 Seles, tre giochi consecutivi di Martina Navratilova, che ha recuperato il break di svantaggio. Sì, non solo ha recuperato il break di svantaggio, ma non ha veramente sbagliato niente. Perché non c'è nessun errore gratuito, ci sono due grandi piazzamenti di diritto, tra l'altro, che è il colpo che proprio può cambiare la partita in favore della Navratilova. Martina ha perso il primo turno di servizio nel terzo set, poi ha concesso un punto in tre turni di battuta. Ma non solamente quello, insomma, il fatto è che riesce a tenere, almeno a tamponare la Seles negli scambi dal fondo. Guarda qui le tifose. Guarda qui il tennis club Martina. Ah, guardalo qua. Tentativo di Ola. Adesso bisogna vedere se Monica Seles sceglie di aumentare ancora un ritmo già alto, ma rischiando molti, molti errori, o si limita a cercare di non commettere errori gratuiti. Intanto Gianni, la percentuale delle soluzioni vincenti a rete di Martina è salita al 60%, 51 punti su 85 presenze a rete. È un po' di fretta da parte di Monica, l'avevo già sottolineato nei due game precedenti, questa è un'altra conferma. Dovrebbe riflettere un momento di più e semmai cercare di bloccare Navratilova in mezzo al campo, Gianni, giocando in centro. Scusa, ma c'è un parziale di 12-1 sì, per Martina. 12 punti su 13. Quindi si fa resistino. Silenzio per favore. Troppo difficile la volée anche per Martina questa volta. Chiude la volée di rovescio Martina. 30 pari. 30 pari in serbio. E c'è una palla break. Palla break, se sfruttata da Martina, manderebbe la Navratilova a servire per il match. Insomma, ribadisco, troppa fretta da parte di Monica in questa fase. Sbaglia di dritto da fondo campo Martina. Ed è 40 pari. Poi, signori, in silenzio per proseguire. Chiamata out, una palla molto difficile da giudicare e sicuramente impossibile da giudicare la nostra posizione, perché noi siamo dietro a Martina Navratilova. La
palla sembra fuori, la palla sembra fuori dal replay. La verità, Gianni, è che c'è più gente che fa il tifo del Martina. Sì, non c'è dubbio. Almeno noi, E allora tentiamo un minimo di obiettività, anche se non sempre ci riusciamo. Gran passante della Seles, che dopo aver annullato una delicata palla break tiene il servizio, raggiunge Martina sul 4 pari. 4 tocchi pari e pochetto. Signori, silenzio per favore. Signori, per cortesia. Pensate che fino nel terzo set, fino al 4 pari, Martina ha fatto 6 punti più dell'avversaria. Il passante di Monica Seles. 0-30. 0-30 dell'acqua. Si rivede. D'altro canto Martina, nella posizione in cui si trovava, non poteva giocare alla propria sinistra, quindi è andata a infilarsi sul punto più forte di Monica. Gran servizio. 15-30. Un altro servizio vincente. Due prime palle straordinarie di Martina le consentono di recuperare da 0-30 sul 30 pari. Impedisce a Martina di giocare la demi-volée. Monica ha scelto tre volte in questo game delle traiettorie discendenti per inchiodarle nelle strisce di Martina. Sì, questa era la più difficile delle tre. Ne ha quasi slacciato le scarpe. 30-40 palla break su 4 pari del terzo set. Non riesce a Martina questa prima centrale. È fuori il cross, aveva già detto come on Monica, in effetti ha sbagliato proprio di un soffio. Sì, però non l'ha giocato in condizioni di grande agio, no, guarda la lungo, aveva già fatto un miracolo, era una palla di una difficoltà straordinaria, parità, anzi 40 pari. Sì, è punito. E infatti Monica è stata implacabile. Lo vedi che ci pensa un po' prima di andare avanti, poi si decide, ma non può difendere la rete. Seconda palla break. Allora.
La volée di rovescio di pura opposizione di Martina. Ecco, qui aveva, doveva finire qui Martina, quindi ha corso un rischio enorme. Parità ancora. Era molto difficile, ha risposto molto bene Monica. Sì, e il quarto errore su quattro ribattute proprio al corpo da parte della Seles. Anziché cercare angoli impossibili, Monica si affida proprio a queste palle molto basse. Ecco, ne un'altra. C'è il break, 5-4, Seles servirà per il match. Dopo il cambio di campo, linea allo studio. L'intervento da studio per l'aggiornamento dei risultati di calcio, ma torniamo al tennis dove Monica Seles sta servendo per il match nei confronti di Martina Navratilova. 5-4 nel terzo set. Una grande finale. Monica richiede un colpo supplementare a Martina per chiudere questo punto. Guardate cosa è andata a prendere. 0-15. 0-15. Muore sul nastro l'accelerazione di dritto di Martina. 15 pari. 15 pari. 15 no. Riuscisse a trovare quest'angolo. Guarda, una mano sola, guarda cosa è riuscita a giocare. Sì, comunque una palla molto, direi, accessibile per Martina, perché è proprio un errore di valutazione a questo punto molto molto grave. Risposta aggressiva di Martina, 30 pari, spettacolo fino alle ultime battute qui al forum. Signori, per cortesia. Controllo del dritto ed è match point Seles. È di nuovo penalizzata in questa game Martina dall'incertezza sul diritto, due nuovi errori gratuiti sul diritto. Match point. Un attacco straordinario, più profondo di così era fuori. Eh sì, perché ha preso proprio adesso lo rivediamo, è verissimo, perché ha preso proprio la riga. Signore, silenzio per favore. Primo servizio, aspettate. È lungo il passante della Seles. E c'è una palla break che può riammettere in partita Martina Navratilova.
è nettamente out tra l'altro adesso, quindi è sorprendente che Monica l'avesse visto dentro. È indignata la mamma, dice, ma come mai, dice, ma come gliel'hanno data fuori se era fuori la mia alla bambina, mia bambina. Fuori il cross di dritto di Martina. Insomma, adesso queste ragazze qui vorrebbero sempre la palla sulla riga. Forse non è sempre il caso. Grillotti non è del parere di accogliere le proteste di Martina. Probabilmente le dice che la palla era troppo vicina alla riga perché lui avesse facoltà di cambiare il giudizio del giudice di linea. Noi anche non siamo stati molto aiutati dal replay, a me pareva che la traiettoria portasse la palla fuori, ma insomma sono sempre discussioni sul sesso degli angeli. La mia prima impressione è che fosse fuori, poi non so, naturalmente da qui noi siamo a 40 metri dal campo, sì. Quindi. Ma poi siamo anche con gli occhiali. Si era costruita bene il punto e poi sbaglia la volée di dritto Martina Navratilova, concede a Monica Seles un secondo match point. Aveva messo in difficoltà l'avversaria, guarda, è rimasta troppo lontana dalla rete. Del primo set, 32 minuti la durata del secondo, 43 minuti quella del terzo set, nel quale ci sono stati tre break. A Martina Navratilova rimane la consolazione di aver conquistato più punti della sua avversaria, ma questa non è una cosa nuova nel tennis. Vi ripeto il risultato: 6-3, 3-6, 6-4 a favore di Monica Seles. Linea alla regia, poi torneremo qui dal forum di Assago. Perfetto, prendi la linea. Bene, Martina Navratilova ha perso, avete visto, 6-4 al terzo, ma è venuta fuori veramente vincitrice da questo confronto. Eccola qui, Martina, troppo professionista per non sorridere anche questo. You came out a winner, Martina, anyway, and you had 7 points more than your opponent. It doesn't do anything for me because as you know, when I lost the match, it was really close. I turned on a couple of points. I gained points the last 2 out of 3 games I lost them all, so it's tough luck, but it was a fun match to play. L'ho detto, dico, ha comunque fatto 7 punti più della sua avversaria, si dice, ma quello che conta è che ho perso, dice, l'incontro si è deciso su 2 punti e c'è comunque stato un incontro divertente. Io credo che sia stato un incontro migliore della finale dell'Open degli Stati Uniti. I think it was a better match than the final at the US Open. I was much better. Nothing was hurting me today. At the finals of the Open I was pretty hurt. My legs weren't moving so well anymore, but today I was 100% fit and made some bad shots, but she played really well. It was a well played match by both of us. Dice, oggi mi sentivo molto meglio di quanto non mi sentissi nella finale dell'Open degli Stati Uniti. Dice, credo di aver giocato molto meglio, ha giocato meglio, bene anche lei. Thank you very much, Martina. Thanks a lot.
congratulations. Ho appena detto a Martina Navratilova che è stata una partita migliore della finale degli Stati, dell'Open degli Stati Uniti. Non so se Monica la pensa nello stesso modo. I just say to Martina that it was a better match than the final US Open. I don't know if you agree, because there you won much easily. Non so se lei è d'accordo, perché là ha vinto più facilmente. It's different, the mentality is different, but I think it was a wonderful match. I mean, it really couldn't have been a closer match. I think everybody enjoyed it. It was a lot of fun. It's a big pressure point. So when it was over, I was just so relieved. È stato un incontro sicuramente molto più equilibrato. Certo che quando è finito mi sono tirato veramente un gran sospiro di sollievo. Ho avuto l'impressione che Monica abbia perso un po' il controllo del suo temperamento sempre straordinario alla fine del secondo set. I had the impression that the last game of the second set, you were a little bit upset. You lost yourself at love. I was upset. I kind of remembered always that one break point that I had, I think, in the second set to go up 4-2 or something, like 3-1, or I don't remember. And I just, you know, I'm a pretty emotional person. I can get upset pretty easily. But I think afterwards, I just really calmed myself down and I said, you know, what can happen, you know, you got to live in the present, not think about the past. Ci avevo perso una buona opportunità, ero in vantaggio nel secondo set, forse questo mi ha innervosito. Comunque bisogna sempre pensare al presente, me ne sono dimenticata e nel terzo set ho lasciato stare tutti i ricordi. Congratulations again, very good match, Monica. Thanks a lot. Thank you. Cioè, mi ha ringraziato per l'intervista dell'altro giorno che abbiamo fatto in studio durante la trasmissione Il Grande Tennis. Dice gli è piaciuto molto rivederla, mi ha ringraziato per quello, ma è stato, sono io che devo ringraziare Monica ed anche Martina per il grande spettacolo che oggi ci hanno fornito. Come ho detto e come voglio ripetere, è stata una partita di grandissima qualità, migliore della finale dell'Open degli Stati Uniti. Che cosa potevamo pretendere di più a Milano per questa situazione? Comunque c'è la cerimonia della premiazione. C'è adesso la cerimonia della premiazione. Il rappresentante della FIFA, sponsor ufficiale della manifestazione, l'ingegner Lino Girardato, direttore generale Cultura. Molto soddisfatto, anche se in maggioranza di fatto per Martina Navratilova, io credo che siano veramente tutti contenti. La cerimonia della premiazione viene effettuata da Lino Girardato, il consigliere delegato della Misura Fitgar, sponsor del torneo. Ci sono due consiglieri della Federazione Italiana Tennis, Franco Costantino e Francesco Cibitti. C'è la direttrice del torneo, Virginia Ruzzici, che ha vinto una edizione del Roland Garros, e c'è naturalmente Cino Marchese. Gli onori di casa vengono fatti da Lea Pericoli, sembra una scelta particolarmente felice per un torneo femminile. Signore, signori, io vorrei innanzitutto ringraziare questo meraviglioso pubblico milanese. Lei è bravissima, ringrazia prima il pubblico. Davvero c'è stata una partecipazione veramente straordinaria nelle ultime giornate del torneo, in particolare per questa finale. Il tennis femminile ha saputo fare apprezzare nelle altre città, soprattutto a Roma. E molti di noi non credevamo. Ecco, dice Lea, dice, c'era qualche perplessità, non si credeva magari che al primo impatto il grande tennis femminile potesse far breccia nelle attenzioni dei milanesi. Lino, mi senti? Sì. Sono Guido dallo studio. Sì, ti sento benissimo. Ecco, intanto che c'è la Pericoli possiamo fare due chiacchiere io e te, così movimentiamo un po' questa attesa alla premiazione. Soltanto che qui c'è molto baccano, io ti sento ma devi parlare forte. Ho capito, cercherò di urlare. Monica Seles è la cosiddetta media darling, cioè è il massimo per un giornalista. Abbiamo visto anche prima che ti ha ringraziato dell'intervista in studio, e di una simpatia straordinaria. Secondo te rimarrà così con l'andare degli anni, o è così solo perché è giovane e poi diventerà un pochino difficile come tutti i tennisti? Ma io penso che rimanga così, perché ha sempre avuto una grandissima disponibilità, è
una ragazza molto estroversa che prova veramente piacere. È possibile che con l'andare degli anni magari sia un pochino meno disponibile, ma certe attitudini credo che rimangano. Guardate l'applauso che sta ricevendo Martina Navratilova. Credo che raramente si veda una giocatrice sconfitta così applaudita. Si deve molto a lei naturalmente il successo del torneo ed anche il successo tecnico spettacolare della finale. È stato il contrasto degli stili con Monica Seles. Rino, sì? Direi che questo applauso è anche la ciliegina sulla torta per chi ha creduto nel tennis femminile e ha portato a Milano questo grandissimo spettacolo, perché un pubblico che partecipa così è eccezionale veramente. Sai, sono naturalmente soddisfatti gli organizzatori e siamo soddisfatti anche noi, perché tutto sommato eravamo sulla stessa barca, abbiamo creduto anche noi al successo di questo torneo. Noi preferiamo i tornei veri e quindi questo qui era un torneo vero. Il microfono a Martina Navratilova. Dice, ho giocato non troppo bene 5 minuti fa, si riferisce agli ultimi punti dell'incontro, ma adesso questo pubblico mi fa sentire molto meglio. Qualche minuto fa mi sentiva molto infelice, ma adesso è veramente contenta. Grazie. Martina naturalmente ha una grandissima esperienza, quindi sa molto bene come offrirsi, come porgersi al pubblico. Ringrazia Cino Marchese, Virginia Ruzzici, ringrazia naturalmente gli sponsor, questo i giocatori non lo dimenticano mai. Gran parte dei loro guadagni viene dagli sponsor e loro lo hanno ben presente. Ringrazia il suo allenatore Craig Perdon. Dice, il modo in cui mi avete incoraggiato mi fa pensare che io possa giocare ancora per 10 anni. Naturalmente lo sponsor che ha permesso questo torneo, Virginia Dorfici, la direttrice del torneo, Cino Marchese, il direttore generale. C'è la traduzione. Ecco Rino, intanto che lei a pericoli traduce, Martina Navratilova ha ancora quanti anni a questo livello secondo te? Sai, è difficile dirlo, sono risposte che solo lei può dare. Ci sono due aspetti, uno la tenuta atletica che per il momento mi sembra straordinaria, uno naturalmente la voglia di lottare, di soffrire, di allenarsi, che può magari scomparire da un momento all'altro, però abbiamo avuto l'esempio di Jimmy Connors che ha 39 anni ancora lì che si batte, e quindi noi speriamo davvero, noi facciamo il tifo perché la carriera di Martina si allunghi ancora di qualche anno, perché un gioco come il suo non lo si è mai visto e forse non lo si vedrà più in campo femminile. Ecco che c'è Monica Seles. Quest'anno Monica Seles ha alzato al cielo trofei più importanti, come quelli di 3 successi nelle prove del Grand Slam, l'Australian Open, il Roland Garros e l'Open degli Stati Uniti, ma anche questo piatto d'argento viene ad arricchire la sua collezione. Pensate che quest'anno Monica non ha mai perso prima di una finale, ha perso solo 5 incontri. Questo è il suo 8º successo stagionale. Dice, ieri dice, ho sentito che si trattava della 1310ª, poi erano qualcuno di più ad un conteggio più accurato, comunque quando questo numero mi fa paura, dice, perché io dice, sono ancora agli inizi della carriera. Dice che ogni volta che deve giocare contro Martina, è logico, si tratta di un problema duro e difficile da dice fare. Quindi tutte le volte che ho giocato e tutte le volte che dovrò giocare contro Martina sarà sempre una cosa emozionante, anche molto difficile.
per la sua bravura. Bene amici, io credo che noi si possa chiudere qui. Abbiamo sentito prima Martina Navratilova, poi Monica Seles, l'abbiamo sentita prima al nostro microfono, poi a quello di Lea Pericoli, madrina di questa cerimonia della premiazione. Ripeto, tutta la nostra soddisfazione, il nostro compiacimento per avervi offerto un grande spettacolo. Abbiamo fatto centro anche con il tennis femminile insieme agli organizzatori, siamo veramente molto soddisfatti. A me non rimane altro che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, naturalmente Gianni Clerici, Massimo Marianella, Roberto Lombardi per le telecronache, Massimo Perrone per la produzione, il regista Danilo Zanon, che è veramente stato all'altezza della situazione, Elena Pero, Paolo Ghisoni e tutti gli altri, Darino Tommasi, il più cordiale saluto dal forum di Assago e buon proseguimento di giornata con i programmi di Tele Più 2, ricordatevi, è il network del tennis, del grande tennis, grazie ancora.